Buon pomeriggio dallo stadio Zecchini per questo derby toscano che vale solo per il Livorno. Gli Amaranto rincorrono il sogno della promozione possibilmente diretta per allungare il passo sul Verona staccato di un solo punto e che scenderà in campo lunedì contro il Brescia. Sono obbligati a vincere. Tre punti che alla formazione di Davide Nicola servono anche per dimenticare subito il KO interno di mercoledì subito contro il lanciatissimo Novara. L'occasione è d'oro per il Livorno perché il Grosseto è già retrocesso in Lega Pro. Livorno che però non può e non deve sottovalutare un avversario che comunque intende chiudere con onore il campionato. I derby toscani poi non sono mai banali e dalle parole del presidente Camilli ci si attende un Grosseto combattivo. Formazioni, cominciamo dai padroni di casa, 4-2-3-1 il modulo scelto dal tecnico biancorosso Checco Moriero, che prevede davanti al portiere Lanni una linea difensiva formata da Donati, Felcher, Biraschi e Calderoni, in mediana Crimi e Del Vecchio a protezione della difesa, poi Jimenez, Brugman e Som chiamati ad innescare l'unica punta Piovaccari. Risponde il Livorno che oltre all'infortunato Siligardi non avrà un altro elemento di spicco in attacco, ovvero Dionisi squalificato. 3-4-1-2 il modulo, Fiorillo in porta, in difesa Bernardini, Emerson e De Carli, a centrocampo Salviato, Luci, Genzoglu e Gemiti, in attacco Schiattarella alle spalle di Paulinho e Bellingheri. Dirigerà la penna di Roma, la sua 16ª direzione in Serie B. A Grosseto la giornata è variabile e ventosa, temperatura di 20 gradi, stadio semideserto, presenti un migliaio di spettatori, 200 tifosi provenienti da Livorno. A te Filippo Corsini. Paulinho, pallonetto sull'uscita del portiere, il Livorno in gol, il Livorno in vantaggio, ha segnato Paulinho, gol numero 16 in campionato per il brasiliano, colta di sorpresa la retroguardia del Grosseto e Paulinho ha scavalcato Lanni in uscita, era uscito al limite dell'area di rigore, l'estremo difensore del Grosseto, Paulinho lo ha scavalcato con un preciso pallonetto. Stavi per darmi la linea, comunque si è sbloccato il risultato anche qui al picco. E allora Russo, ti restituisco immediatamente la linea. Dunque, il Livorno è passato in vantaggio qui allo stadio Carlo Zecchini. Livorno 1, Grosseto 0, ha segnato Paulinho al 14esimo. A te Russo. Adesso siamo al 16esimo minuto, Ternana 0, Varese 0, andiamo a Crotone. Un attimo a Crotone perché c'è un calcio di rigore in favore del Grosseto per un fallo di mano in area di rigore a tra poco per il tentativo di trasformazione. A te. 0, Regina 0, linea Cesena. Un attimo Monaco perché c'è il calcio di rigore in favore del Grosseto per il Mani in area di rigore di Bellingheri, che tra l'altro è stato anche ammonito. Vibranti le proteste da parte dei giocatori del Livorno, fatto sta che l'arbitro l'ha appena segnato il tiro dagli 11 metri. Gennaro Del Vecchio è pronto per tentare la trasformazione al 17esimo minuto con il Livorno in vantaggio per 1-0. Parte Del Vecchio, la conclusione alta, errore clamoroso di Del Vecchio e non è il primo in questo campionato per il Grosseto e per Gennaro Del Vecchio. Dunque il Livorno resta in vantaggio per 1-0 al 17esimo minuto, errore dal dischetto di Del Vecchio. A te Monaco. Il Livorno conserva questo preziosissimo gol di vantaggio, ma il Grosseto continua ad attaccare. Piovaccari si inserisce in area di rigore, cade a terra, calcio di rigore ancora una volta, calcio di rigore per il Grosseto e cartellino giallo nei confronti di Bernardini, secondo calcio di rigore della partita in favore del Grosseto, esattamente al 36esimo minuto. Vediamo quale sarà la soluzione. Piovaccari si è immediatamente impossessato del pallone, lui si è creato questo tiro dal dischetto. Questa volta non ci sono le proteste da parte dei giocatori del Livorno perché il fallo di Bernardini è stato piuttosto evidente e dunque una spinta netta ai danni dell'attaccante del Livorno, che è già pronto sul dischetto. Un momento importantissimo della partita con il Grosseto che sta dominando il match ma è sotto 1-0. Vediamo il calcio di rigore che sta per essere battuto da Piovaccari, è quasi tutto pronto, c'è un cambio nel frattempo nel Livorno perché è pronto Duncan, che sta per entrare in campo Duncan, c'è un cambio al posto del numero 6 Salviato, infortunato. Il rigore sta per essere battuto dopo questo cambio al 37esimo minuto, il Livorno conduce per 1-0. Vediamo il cambio effettuato in questo momento ed ora si può battere il tiro dagli 11 metri. Piovaccari è tutto pronto contro il portiere Fiorillo, che è stato semplicemente straordinario al 20esimo minuto sullo stesso Piovaccari. Parte Piovaccari, il fischio di La Penna, i giocatori fuori dall'area di rigore, parte Piovaccari, la conclusione, la parata di Fiorillo, pallone sul palo, angolo, secondo rigore sbagliato dal Grosseto, incredibile. 1-0 per il Livorno al 37esimo. Russo, a te.
Sui campi non collegati la seguente situazione. Rigore per il Livorno, scusa Corsini, ammonito anche Felcher. Rigore per il Livorno, tra poco per il tentativo di trasformazione a te. Diciamo il rigore per il Livorno. Eccolo Filippo Corsini e Paoligno pronto dal dischetto. Il terzo rigore assegnato dall'arbitro. La penna due in precedenza li aveva sbagliati il Grosseto. Vediamo se ha migliore esito il tentativo di Paoligno, che può probabilmente chiudere qui la partita. Parte Paoligno, la conclusione del brasiliano di forza, rete. 2-0 Livorno, doppietta di Paoligno che sale a quota 18 nella classifica dei cannonieri ed è anche il numero 18 del secondo tempo. Grosseto 0, Livorno 2. Corsini a te. Montecitorio. Scusa Corsini, vai. Paoligno si porterà a casa il pallone, tripletta per l'attaccante brasiliano. 3-0 del Livorno sul Grosseto che è anche in 9 uomini perché è stato espulso poco fa Gennaro Del Vecchio a te. Dove la partita è virtualmente chiusa, 3-0 per il Livorno, 3-0 per Paoligno, meglio perché tripletta dell'attaccante brasiliano, bellissimo il terzo gol, un destro a rientrare sul secondo palo che ha battuto inesorabilmente Lanni e dunque Paoligno avanza sempre più nella classifica, cannonieri sale a quota 19 in precedenza, espulso anche Gennaro Del Vecchio per proteste durissime reiterate nei confronti dell'arbitro Penna che non ci ha pensato su e ha espulso il centrocampista del Grosseto, ammonito anche nella circostanza Gemiti che poi è stato sostituito da Lambrughi. E a proposito di cambi, esce proprio Paoligno applauditissimo dai 300 tifosi del Livorno, entra in campo Sellerino, attaccante argentino, dall'altra parte è pronto Cosenza, vediamo chi uscirà dal terreno di gioco per i giocatori del Grosseto, si va alle lunghe, 3-0 del Livorno sul Grosseto alla mezz'ora esatta della ripresa. La Spezia 35esimo della ripresa, 3-0 per il Livorno sul Grosseto. Cosenza ha preso il posto di Jimenez nel Grosseto. La fotografia del campionato della formazione maremmana è proprio la partita di oggi, una partita giocata benissimo dal Grosseto nel corso del primo tempo, tante occasioni da gol, due rigori falliti e dall'altra parte invece tre gol del Livorno su altrettanti azioni costruite dalla formazione di Davide Nicola e Grosseto che tra l'altro ha subito anche due espulsioni. 35-3 sul cronometro nel corso della ripresa, Grosseto 0, Livorno 3, tripletta di Paoligno, La Spezia.